proprio fare un disco che mi sarebbe piaciuto mettermi a sentire, no? Ascoltare. Cioè, spesso sono dischi che escono e dico, mazza, questo è un bel disco, avrei voluto farlo io, no? O comunque questa cosa è bella, mi è piaciuto pensarci anche io. Quindi sono delle cose che ho proprio piacere ascoltare. E ho detto, io se devo fare un disco mio, cioè lo devo concepire esattamente in questa maniera, cioè come una cosa che io avrei voglia di mettermi ad ascoltare. E quindi per fare questo ovviamente ho dovuto mollare tutti gli ormeggi di quella che è buona parte degli stilemi dell'industria musicale in generale, almeno in Italia, perché in verità tante delle cose che ho fatto nel mio disco, cioè, non sono manco così astruse all'estero, qui invece sembra una forma di eresia. E quindi appunto ho dovuto decidere di prendere la via di Galileo, quindi quella dell'eretico. E quindi iniziare a fare un disco soltanto come piaceva a me, cioè musicalmente pieno di tutte le citazioni della roba che mi è sempre piaciuta da piccolino fino ad oggi, dalle colonne sonore dei film sci-fi alle radici del rap a Carpenter, cioè c'è un po' di tutto dentro. Quindi ho messo tutto dentro al frullatore sperando che non venisse fuori una poltiglia schifosa e più o meno ha funzionato. Il rischio c'era, però insomma, diciamo che quando butta io cucino, no? Molto, quindi ho Certo. buttato dentro gli ingredienti, ho fatto attenzione a non metterci qualcosa di sbagliato, ecco. E poi per farlo in modo tale che venisse proprio così, ho dovuto anche impormi di lavorarlo in un'altra maniera. Quindi mi sono totalmente concentrato soltanto su strumenti reali, soltanto sintetizzatori, drum machine, effetti, cioè ho smesso di guardare il computer per un sacco di tempo. E questa cosa mi ha riportato agli inizi di quando facevo il produttore, quando ero molto più giovane. E devo dire che mi mancava un po' quella roba. Beh, sì, allora, cioè, il mio lavoro fino adesso è sempre stato quello di fare il produttore e il direttore artistico, quindi quando ho avuto modo di seguire un progetto nella sua pseudo totalità, comunque l'ho portato sempre un po' da quelle parti, no? E comunque in verità i produttori questo dovrebbero fare. Adesso sono più invece dei fenomeni, ah wow, lui ha fatto questo, quello, però la musica che fanno invece secondo me non è così eclatante. Invece il produttore deve accompagnare le persone. Allora, io ho fatto anche l'insegnante per un periodo breve della mia vita e fare il produttore non è tanto diverso. Nel senso che comunque tu devi, una cosa che io ho capito è che tu devi far credere alla persona con cui lavori che l'idea è la sua, ma non è vero. Perché è un po' tipo Inception, no? Che tu metti l'idea nella testa e quella cosa si sviluppa da sola. Non è tanto diverso. Poi devi capire un po' come ragionano le persone, perché alla fine è giusto che l'idea se loro credano che sia la loro, che la facciano propria, e quello è il lavoro del produttore. Non sono mai stato uno così in primo piano, perché mi piaceva proprio stare dietro a fare le cose. Però insomma nel mio disco mi toccava per forza mettermi un po' in primo piano io, anche se su Instagram la mia foto profilo è tutta nera perché io ho un limite, più di tanto non ce la faccio, È insomma. stato È stato rischioso quando venne Salmo, mi disse: Stefano, mi senti tutti i pezzi che non ti piacciono perché sicuro c'è quello che piace a me. E io ho detto: io non ce li ho, c'ho solo questo, che era strumentale di True. Io sapevo più o meno esattamente chi avrei voluto nel disco, poi alcune persone non sono riuscito, altre sono sparite perché poi ci sono anche questi fenomeni qua. E per fortuna quelli che si sono comportati in modo un po' più bizzarro non sono i miei amici, perché i miei amici anzi sono stati anche troppo accomodanti al punto che a volte non sono riuscito neanche a comprare i biglietti del treno e dicevo ragazzi mi mettete in imbarazzo così. Cioè, quindi, però ecco sì, io la mia idea iniziale era quella di fare un disco anche con degli artisti internazionali, solo che è stato un po' complicato e quindi alla fine a parte Mira May che sta sul brano con Venerus, che lei comunque è incredibile. Una sessione incredibile a Londra e Alborosi, che per me è comunque un artista internazionale, sentivo il bisogno che ci fosse comunque una lingua diversa dall'italiano e quindi il napoletano, che poi il napoletano mi ha sempre piaciuto, ho detto ci devono essere anche queste cose. E quindi questa è la mia piccola internazionalità dell'album. Spero in futuro di riuscire a fare una cosa più, cioè fatta meglio. Però ecco, comunque, questa varietà tra uomini e donne. Varie lingue, anche Gaia che canta in portoghese benissimo. Quindi, secondo me, sono un insieme di cose diverse che tra di loro hanno senso. E poi il mio errore è sempre stato quello di, oddio, mi sto ripetendo, oddio, sta diventando ridondante, oddio, sta cosa forse è un po' cringe. Invece siamo riusciti sempre a fermarci tutti in tempo prima che succedesse. Perché l'ho voluto fare anche solo 11 tracce, perché sapevo che se avessi continuato, poi a un certo punto ricominciavo a dire la stessa cosa e diventava pericoloso.